Salve a tutti e bentornati in Metal Gear Solid 3. Siamo oggi in compagnia di Raiden e della simpatica Emma Emmerich, la sorellina di Otacon, il buon Otacon, stavo per dire Ocelot, che a quanto pare dovrebbe essere in grado, in qualche modo che sa solo lei, di fermare il Metal Gear di cui non mi ricordo il nome, Arsenal Gear, che poi in realtà è questa intera base di stoccaggio, non di stoccaggio, quella della Shadow Moses, base di depurazione acque che non è mai stata una centrale di depurazione acque. Solo che la signorina non solo è stata drogata, ma ha anche paura dell'acqua e quindi dobbiamo portarla noi a nuoto, a cavalluccio, con tutte le gioie che ne conseguono. PSG1T. Ah, qui non posso equipaggiare armi. Però il PSG1 era il fucile da cecchino. Quindi il T dovrebbe essere quello a dardi narcotizzanti. Bene, così potremo non uccidere anche a distanza. Peraltro, voi non potete sentirla purtroppo, però il mio pad sta vibrando come se stessi sentendo i battiti del cuore della povera Emma. E quando l'ossigeno comincia a calare, a finire, i battiti aumentano. La poverina si spaventa. E credo che più si spaventi, più in fretta poi l'ossigeno comincia a calare. Respira ragazza. Beh, dobbiamo evitare che muoia. Non ve l'ho detto, ma pensavo fosse ovvio. Ecco, ora che ci siamo fermati un po' qui e che la ragazza ha ripreso il fiato, i battiti sono tornati normali. Ai tempi della PlayStation 2 e di conseguenza anche dell'Xbox, il concetto dei pad che vibravano era ancora, tra virgolette, molte virgolette, una novità. E gli sviluppatori per un po' lo usavano veramente tanto, la vibrazione del pad. E al giorno d'oggi è una cosa che si vede molto di meno. Anche se la Switch mi risulta che abbia un sistema di vibrazione particolarmente efficace. Purtroppo non ho mai potuto testare dal vivo e quindi non so dire se sia davvero davvero efficace. I can't stand bugs. I am not moving. Sì, ti spingo. Ovviamente con lei ci sono un sacco di interazioni. Mi chiedo, vedo che camminando qui schiaccio degli insetti, ma prima o poi finirebbero. No, non starò a controllare. E sono sicuro che ci siano svariati modi di liberarci di quegli insetti. Proviamo con qualcosa che non usiamo mai. Il lanciagranate. Morite! Che schifo! Ci si è sporcata la schermata di insetti. Allora, è un dettaglio bellissimo, ma che forse preferivo che non ci fosse. E non mi sembra che diminuiscano poi a lungo termine questi insetti, quindi... Oddio, forse sì, sapete? Ma io provo a ucciderli tutti a sto punto. Altrimenti proveremo qualche altro trucchetto. Oppure finiremo i colpi di lanciagranate, che è un'altra possibilità. E che non lo usiamo mai, è un'arma di cui neanche mi ricordavo. Mi sta vibrando il telefono. Mi è arrivato un messaggino, scusate. Oh, siamo di nuovo agli anni 90. Lo spray refrigerante, davvero? Sì, funziona abbastanza. Ma penso di aver avuto un'idea migliore. Intanto chiamiamo l'ascensore. Ehi, Emma. Me la tieni? Gentilissima Emma. Ed ecco che la signorina non ha più paura degli insetti. Raiden è una persona orribile. Ma va bene così, suppongo. E olè. Meraviglioso. E poi quando dorme ha tutte queste frasine belle. Va bene. È passato del tempo e non mi ricordo esattamente dov'è che dobbiamo portarla. A parte fuori da qui. Quindi muoviamoci. C'è una persona lì.
Mi sono accorto che per adesso forse non ho ancora davvero mai usato le riviste erotiche, vero? Ah, giusto, conta come arma. Ok, ne metto una qui. E ora osserviamo. La vista, la vista. Cosa? Ma che animazione era? È una cosa così giapponese. E quanto rimarrà là sotto a vederla? Tu, dammi quello che hai. Sei coraggioso, guarda come strizza gli occhi. Ecco la targhetta. Che credo che in realtà ogni singolo membro della base abbia la sua targhetta. Però Raiden, togliti questo vestito per cortesia. Grazie. Non sono stato ad accoglierle perché fondamentalmente è un processo estremamente tedioso e lungo. Mi dicono che siano 200 circa, se non di più. E potete ben capire quanto tempo avremmo perso. Ok, io poi sono stato ad alzare e abbassare tutte le persone per cercare altri oggetti, ma non stiamo a sottilizzare. Freeze. Freeze. Non volevo sparare. Don't shoot. Dammi quello che hai prima di svenire. Bravissimo. Ok, ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Stanley Garcia, e sono anche sicuro che siano tutti nomi o di sviluppatori o comunque di persone che ci sono davvero. Beh, già che ci sia... Ok, una guardia normale, mi stavo già preoccupando. Poteva essere qualunque cosa. Dicevo, già che ci siamo, proviamo anche la nostra nuova arma. Il PSG-1T. Beh, ha funzionato. Forse un po' noioso? Possibile. Freeze. Ti sei addormentato in piedi, amico. Gli ho rotto la radio. Avete capito bene. Ci sono un sacco di segretini in questo gioco. Di alcune cose mi informo man mano che andiamo avanti. E dovreste sapere che nella nave all'inizio, oh no, se svegliate la guardia, in piedi veloce, ma c'era una quantità di piccoli segreti e interazioni sulla nave iniziale che è veramente incredibile. Il resto del gioco un po' di meno. Ci sono anche meno oggetti interagibili in generale, anche meno importanti. Oh no, una guardia. Emma, aspetta qui. Comunque ci tenevo che vedeste almeno l'animazione che hanno le guardie quando trovano una rivistosa. Veloce, veloce, veloce. Ok. I giochi stealth stanno mettendo tensione come pochi altri. Però funzionano solamente quando il protagonista è debole. È un problema che ho avuto con Dishonored. Dishonored, che deciderò di chiamare Dishonored all'italiana perché mi piace. È un grandissimo gioco, ben inteso. Lo consiglio a chiunque senza mezza riserva. Il fatto è che io mi aspettavo un gioco stealth, basato sulla furtività e sul non farsi vedere. Insomma, per intenderci, un gioco tipo i cari vecchi Thief. In Thief sei un ladro abile, ma anche fragile. In Thief sei incredibilmente fragile. Anche la guardia più comune può farti a fettine. Tuttavia, in Dishonored non è così. È un gioco basato comunque sulla furtività. Però sei troppo forte. Sei una macchina da guerra. Oh, attenta Emma! Attenta Emma! Stai andando a fuoco! Ok, rapidi. Granata chaff. Guardia stordita. Ed Emma ha smesso di andare a fuoco. Stavo per spegnere io col refrigerante. Non mi ricordo esattamente dove dobbiamo andare, quindi parliamo al colonnello. Raiden, take Emma and head for Strut L. Strut L is on the south end of that KL connecting bridge. Struttura L. Quella, quindi comunque devo tirare fuori il refrigerante.
Ok, andiamo via, Emma. Sbrigati, ragazza, e vediamo di non darti più fuoco. Sì, ovviamente noi potremmo ucciderla. Potremmo strozzarla, spararle. Se la uccidessimo noi, però, ci sarebbero animazioni diverse. Messaggi di morte diversi. Damn it! What's wrong? This door is security level 5. I don't have card 5. Damn. Giving up already? Ta-da! What the? Are you impressed? You should have told me you had it. Ma poverina, lei si impegna. Well, the truth is, I just remembered it myself. Vabbè, vabbè. Se sei stupida, che ne posso io? Oh no, non ho la mappa. Non ci vedo niente. Proviamo ad agire con un po' di discernimento stavolta. C'è una guardia lì. Vediamo di capire che giro fa. È lì. Forse posso beccarla con la pistola. Sono due? Beh, proviamo le granate stordenti. E olè. Ma no, ma non dovevi stordirti anche tu? Oh no. Non ho visto la gente perché la telecamera è sempre una balorda come al solito, ma... c'è gente, vero? Sì. Oia. Mi chiedo se ci fosse modo lì di non farsi beccare, perché... è una situazione veramente orribile. Ok. Ti salverò io, Emma. Sono l'eroe di questa faccenda. Vi sparo a tutti. Ok, ok. Emma. Brava, Emma. Svegliati. Prima che arrivi altra gente. Mi chiedo effettivamente se qui si potesse evitare l'allarme. Non lo so. Perché non so se non ho fatto in tempo io a lanciare la granata ciaffa o altro. Ok, c'è una porta qui. Perfetto. Madonna, che vento! Ok, c'è una scala. Non è niente di strano, Raiden, te lo aspettavi, no? I have a question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. Think you can do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay, follow me. Raiden, ti odio. Perché non puoi usare i metri come tutte le persone civilizzate? No, i piedi. Quanto diavolo è un piede? So che 6,7 piedi dovrebbe essere tipo 2 metri o giù di lì. Diciamo che sono 35 metri. Anzi, 40 perché odio Raiden adesso. Il sole sta tramontando, peraltro. Sarà una lunga discesa. Va come scendono lenti pian pianino. E tu, Raiden, non guardare in alto che non è carino. Sunset. It's beautiful. Sì, ma non devi distrarti adesso. Siamo in missione. Non fare come Rose. If we don't hurry, it'll be the last we see. Oh, bravo, Raiden. Ok. Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person.
How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? Quello sì. If you go alone, I think you can make it across. This is Raiden. Do you read me? Yeah. What's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right. The oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah. It's time to play sniper. Yeah. Not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in Advanced Mode Level 4 VR training with the PSG-1. VR? Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. All right, get going. You'll be fine. La faccia terrorizzata di Emma è una cosa veramente spettacolare. Se non fosse che questo gioco è già tipo un meme ambulante, vorrei che diventasse un meme. Ok, dobbiamo evitare che la signorina esploda, quindi diamoci da fare. E abbiamo... Dove sei? Visore termico? Sì. Quindi... quindi mangiamo le medicine e rimettiamo il visore termico. E poi manchiamo un sacco di volte. E poi ci diamo qualche gabbiano. Ok. E qualche guardia. Bene, lei sembra al sicuro, quindi proviamo a fare qualcos'altro, eh? Vi va? I can't do this. I'm scared. Poverina. I don't want to do this. Oh, ma quanto parli? I'm so tired. Oh, guarda che sali sopra rose nella lista di persone fastidiose. What am I doing here? How did all this happen? L'hanno vista, dobbiamo sbrigarci, io volevo sentire lei cosa dice. Oh, è finita la medicina. Ok, tutto a posto, Emma? Vediamo se mi dice qualcosa perché l'hanno colpita. No. Ok. Oh, sei veramente incredibile, Emma. Sa lamentarsi tutto il tempo. Piccioni, dico qualcosa. How did all this happen? Ok. I'm scared. Si pensa abbia un tot di frasi che ripete all'infinito finché la miriamo. So tired. Va bene. How did all this happen? Mi stupisce peraltro che la localizzazione fosse meglio in Metal Gear Solid 1. Perché ci sono un sacco di volte che vedo le scritte che non combaciano proprio con quello che dicono i personaggi. Prima Snake mi ha detto attento a non colpirla e la localizzazione ha detto attento a non farla colpire. Tizio. Devo prendere altre droghe. Emma, dove sei? Emma, non ti vedo più. Emma? Eccola. Ci sono i cosi volanti. Pericoli costanti. Oh.
Ok. Emma, tutto a posto? Non so se da qui funziona ancora il microfono direzionale. Peccato. Vabbè. Primo visto. Che vuoi? This is Snake. Can you hear me? Okay. Yeah, nice and clear. I've reached my sniping position on strut E. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I miss. Just call me when you want me to shoot. Beh, sai che ti dico? Snake, voglio che spari! Snake, I can't handle this alone. Okay, I'll take care of it. I'm going to show you how sniping should be handled. Yeah. Take a good look. My sniping field will be limited to the area you're watching through your PSG-1 scope. Keep a good lookout on Emma's surroundings, even while I'm shooting, all right? Ok, quindi in teoria finché... Sì. Basta che Snake veda qualcuno... E gli spara, con molta calma, ma intanto gli spara. Va bene così, suppongo. Bravo, Snake. Peraltro questa sezione mi ricorda Max Payne 2, perché anche in Max Payne 2 c'è un punto in cui dobbiamo coprire col fucile da cecchino una persona. Non faccio spoiler, ovviamente. E si nota tantissimo in quel gioco la differenza tra il giocare su PC... e su console, perché anche lì ovviamente il mirino si muove da solo un po', solo che se hai in mano un mouse è abbastanza facile compensare lo spostamento e mirare senza problemi. Su console è un casino, forse ho sbagliato prima a parlare, non lo so, comunque riassumendo sicuramente in maniera corretta, su PC è facile, su PC miri bene col mouse ed è semplicissimo. Su console quel pezzo è complicatissimo. È veramente una cosa incredibile. E anche qui io sto giocando col pad. Qui è un po' più facile che in Max Payne. Ciò nonostante... Freeze! Oh no, l'ha beccata. Girl. What are you doing here? It's not by choice, thank you very much. Oh. You're not gonna shoot me. No. Why not? Stay away from good-looking women when you're fighting. Otherwise, you'll get hit with diarrhea. Huh? One of the few things I learned from Shadow Moses. What are you talking about? Ancient history. Don't worry about it. I have no idea what you're talking about, but does this mean you're letting me go? Well, you could have found a nicer way to say that, but sure. Better hurry. Thanks. Don't mention it. Just run like hell. Oh, no, my stomach. Not again. Oh. This place is about to sink! Just get out fast, okay? Oh. Wait! What? What's your name? Don't have one! Huh? Okay, fine. It's Johnny! Oh, I'm not gonna make it! Hey, if we run into each other again... Oh. What a weird guy. Meraviglioso! E... questa la metto... è una cosa che... mi ricordavo. Per chi non sapesse di a cosa si riferiva, spero che lo sapete tutti, però in Metal Gear Solid 1 c'era una guardia che sorvegliava Meryl, la bella Meryl, l'amore di Snake per intenderci. Quella guardia veniva denudata e picchiata appunto da Meryl, che perché lei doveva rubargli i vestiti e poi camuffarsi da guardia. Più avanti, quando Snake finiva imprigionato, c'era una guardia con la diarrea. Aveva preso freddo, infatti, rimanendo nuda. Quella guardia era la stessa che era stata picchiata da Meryl. E poi l'abbiamo picchiata anche noi. No, no, finiva in bagno. Vabbè. Ci sono vari modi di scappare. Ok, potevo stare più attento. Comunque... oh, da qui, oh... staremo più attenti stavolta. Pensavo che le mine fossero solo sul primo ponte. Comunque, come dicevo, e quella guardia
è qui. Non so se conta come scherzone o come cosa seria, ma a quanto pare quel Johnny di Shadow Moses è arrivato anche lui. In qualche modo è sopravvissuto. Beh, in fondo alla fine la base non era esplosa. E beh, ha fatto amicizia con noi. Non vorrei confondermi, ma mi sembra che forse qui abbiamo già beccato uno con la diarrea. Passato del tempo da quando ci ho messo veramente troppo a giocare Metal Gear Solid 2. Dicevo, in ogni caso quella guardia lì. E chissà, forse potremmo rincontrarla in futuro, non vi pare? Però direi che non è il caso di farvi rivedere tutta questa scena, eh. Ci vediamo quando saremo tornati lì. Stavolta le mine le spacco ore prima. Ok, sono tutte. Stavo sparando a Snake, non l'ho visto bene. Mi ero girato un attimo a recuperare proiettili e sono arrivate delle torrette. Che infatti, scusa Emma! Quindi lì dice Snake. Guarda che figo, mi ha detto anche, ma guarda dove miri. Meraviglioso. Ah sì, stavolta voglio provare a non chiamare Snake e vedere se tipo mi dimostro più figo o robe simili. Sì, ma io sto finendo la droga. Sono tentato di chiamare Snake, sapete, ma Raiden deve imparare a cavarsela da solo. Ok, mangio la droga, va bene, va bene. Droga. La mia cosa preferita. Seconda sola alle altre droghe. Ok. Dai, sei a metà strada dell'ultimo ponte. E stavolta non dovresti esplodere. C'è ancora il sangue delle guardie. E neanche venire mitragliata. Si è fatto un po' più male di quanto avevo voluto. Magari c'è qualche bonus nascosto, se riusciamo a non farla colpire affatto. Al tempo non c'erano ancora gli achievement. Ora ci sarebbe sicuramente un achievement. È una moda che è arrivata dopo. Ok, ok. È pieno di gabbiani però. Mi sarebbe piaciuto notare se il sole tramontava man mano che il tempo passava. What? No. Ti ho visto morire, Vamp. Vamp, non ci pro... Se la uccidi tu dopo tutta questa fatica... No, 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 no. Snake, sei lì, spara, Vamp! Ah no, pezzo di gameplay! Ok, quindi ce la faremo. Ok, ci basta aspettare che non ci sia il suo braccio. No. Beccati sti colpi, Vamp! Avanti, girati ancora. Bravo! Oh, e stavolta resta morto. Diffondi le tue ceneri nel mare. T'a posto? Si sanguina anche dietro. È tipo bucata da parte a parte. Beh, gente, ammetto che non mi ricordo se se la cava la povera Emma. Sicuramente è una vita brutta. Oh, bravo Snake, facci vedere come ci si comporta. Però dai, sei con Snake, mangia qualche razione e vedrai che starai meglio.
È così che funziona questo gioco, no? Più che altro se muore lei è un casino. Come fermiamo l'Arsenal? E cosa ci dirà Otacon? Ok. Telefonata? Mi faccia sapere come vanno le cose. Raiden, Emma's been stabbed. That bastard. How bad is it? She's conscious, but the bleeding's bad. I'm bringing her over there right now. Raiden, get that disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll be there. Ma Vamp, com'è che non è morto? Gli abbiamo sparato tranquillo. Beh, credo che anche se avessimo sparato colpi normali sarebbe andata così. Attento a non cadere, Raiden. Che la vostra ship era appena iniziata. Quindi devo tornare in quella stanza dei computer. Snake, what's your situation over there? Emma seems to be, doing something to GW's defensive capabilities. All we need now is your disc. You'd better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? She's... Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. Troverai strada libera. È subito lì una guardia. Ah, ma so dove sono. La macchina fotografica. Cioè, sì, qui ci sono già stato. Snake, oppure colonnello, mi dici un attimo esattamente dove che dovevo andare. Non mi ricordo quale sezione. Colonel, I've reached Shell 1. Good. I see you managed to make it across the oil fence. Jack, hurry. Emma should already have reached the computer room. The only way to stop Arsenal gear is to have Emma introduce the virus you're carrying into the system. There's not a second to lose. Get yourself to the computer room on the B2 level of Shell 1's core. Ah, giusto, Emma al centro. Is not doing very well. Jack, hurry. Ok, se sono qui devo andare in basso. Va bene. There's somebody there. Momento. Momento. Lo sentite? Questa... Infatti dicevo, ma non dovrebbe esserci nessuno. Arsenal's launch has initiated a security lockout. Otacon's managed to override anything that leads to the computing room. This is no time to get sidetracked. Hurry! Ah, mi state dicendo che non posso mettermi a bighellonare. Questo tizio non ha seguito gli ultimi sviluppi perché sta sentendo la musica. Non ha sentito... come si chiamano? Gli avvertimenti radio. Ma è meraviglioso. Perché l'umorismo di Metal Gear non cessa mai, anche in questi momenti. Amico, voglio sapere come ti chiami. Ci tengo molto. Gentilissimo. Andy B. Gilder. Ti vorrò sempre bene. Per aver portato un po' d'allegria in questi momenti così neri. Ah, non c'è nessuno, ma le misure di sicurezza, sì. Raiden, sbrigati però. Ma sono tantissimi. Solito metodo. Ciao. Le mie migliori amiche e boh, e si corre. Se restano davvero solo misure di sicurezza, come si dice,
meccaniche, la chaff dovrebbe bastare a bloccare tutto. Potrei lanciare un'altra, sapete? Non mi fido tantissimo. Sì, ma qui cade. Come facciamo? Ok, speriamo che non arrivino altre torrette. Stiamo un po' male, ma non credo che si possa morire per il sanguinamento. Quindi finché possiamo vivere così e fare gli ignori, andiamo. Ok, a B2. Abbiamo ancora 2 minuti. Non so se a difficoltà più alte, tipo... siano più corti, ma devo dire che i timer non mi hanno tipo mai messo ansia in questo gioco. Sono sempre... lunghissimi. Abbiamo sempre un casino di tempo per fare quello che cerchiamo di fare. Anche quando Fatman metteva gli esplosivi, avevamo tutto il tempo del mondo. E guarda quanti insetti, che schifo. Perché tutti questi insetti qui? Credo che abbiano qualche significato, ma non so quale. How's Emma? I think he got some internal organs. We can't stop the bleeding. Hal? I'm here. Got the disc. Emma set everything up. Apparently all you have to do is pop in the disc. Brava Emma. Almeno qualcuno di competente c'è. That should insert the virus into the AI. Is it working? Just leave it to Emma. What the? Ovviamente. Antibody agent? Damn! The connection's been cut. Is the virus upload complete? I don't think so. The count stopped at 90%. Autocon. I don't think Emma's made any mistakes, but a portion of the worm cluster might have been altered after the disc left Emma's hands. Autocon, i virus informatici non... Will the virus still work? I have no idea. Hal is... Is everything all right? Più o meno. No, no. It's all right. Everything's all right. Good. At least I won't be adding another page to our family's dark history. E invece. That's right. What if the virus doesn't work? Either destroy that thing or take out Solidus and his men. How do we get on board? I don't think we can. Unless somebody inside gives us a hand. Hal. I always... What is it? Wanted to see you again. You don't hate me? Never. I never wanted to get in your way. I never wanted to hurt you. I thought that with Arsenal, if I followed in your footsteps, I could be closer. I just wanted you to look at me. Look at me as a woman.
I could never do that. Don't be so honest. It hurts. Sorry. Can I ask you one last favor? Sure. Call me Emma. What? Please call me Emma. What's wrong with EE? Mauta con porca. Vabbè. Emma? È un po' tardi, Otacon. Emma? Answer me. È una regola di Metal Gear. Le persone a cui vuole bene Otacon finiscono tutte così, a quanto pare. I didn't leave you because of the accident. I had a relationship with your mother. She seduced me. Eh? And it went on. My father's death was no accident. He took his own life. It was my fault. All my fault. Forgive me, Emma. Ah, forse perché lei ha detto di dire Emma, perché il pappagallo risponde in un certo modo quando sente dire Emma. Attention! Arsenal gear is ready for launch. Evacuate the upper levels immediately. Sounds like they're cutting this area loose. What do you mean? It means we're gonna sink. We have to get the hostages out. What about the camera repairs? Done. We won't be able to get everybody aboard. We'll just have to take as many as we can. My sister won't be able to come with us. We will be commencing the countdown shortly. Personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. Un ululato di lupo. Come Sniper Wolf. Ah, I'm infatti. Always the survivor. Why, Wolf? Onicon, take care of the hostages. What about you guys? We got other arrangements. There's our ride out of here. Anyway, we're gonna have to sink that thing if the virus doesn't work. I should be going with you. You've got your job, we've got ours. You mean, I'd only get in your way? Wrong. Only you can save those hostages. Got it? Right. Listen, the two of you won't be able to destroy that thing. Eliminate the enemy. That's your only option. Beh,
Va come camminano da fighi con un pappagallo mentre lasciano una bambina morta alle loro spalle. Ok, tutto chiaro. Beh, non è vero niente, comunque. C'è della chiarezza. E? Damn! Otacon. Try to get as many hostages out as you can. It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading the Kamov. Leave it to me. Yo, bro. Che bromance. Oh cielo. Pappagallo, stai zitto. Per favore. I miss you. Ecco. Pappagallo è il vero cattivo di questa faccenda. Un po' di delicatezza. You and me, we're the same. Both you and I, we were always alone. Always. We only wanted to be loved. We were always waiting. Waiting for somebody. Somebody who would love us, but we were wrong. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. 4 years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. I only wish I knew that sooner. I learned that I could love. As you probably did, Emma. You think he's gonna be okay? Eh, some. He's tougher than he looks. Consider it done. Now, how do we open this thing? You can come out now. A ninja? Eh? What the? Arsenal's going to take off. We still need you to take care of a few things. Okay, you. Don't fail us. Snake, what's this all about? Bedtime, Raiden. Eh? I wouldn't do that. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. How that? Damn it. Ready for some shut eye. Hey, Olga! Cos'è che ho detto prima? Tutto chiaro. Beh, non è più chiaro assolutamente niente. Snake era col ninja che poi in realtà diceva di lavorare per i Patriots, forse? O qualcosa di simile? Ma in... Ah, credo che l'Arsenal stia partendo, quindi, insomma, ora sto zitto, eh. Sì, ma noi eravamo in una di quelle stanze. Ah, sembra passato del tempo, quindi forse non eravamo più lì, lo spero. Beh, hanno detto che gli servivo ancora. Quindi... Oh, ciao. È possibile che comunque mi abbiano salvato loro. Perché da una situazione come questa non c'è scampo per una persona normale. Oh, l'ombra dell'Arsenal. Jack, are you reading me?
Do you want to save your mission data up to this point? Credo che sia un buon momento per salutarci. Nel prossimo episodio credo che scopriremo qualcosa di molto 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 importante, ma per oggi è tutto. Io come sempre sono Ampetrackable e ci vediamo nel futuro.